C'è uno strumento che è molto interessante a mio avviso, che è il gap di Buckling. Che cosa vuol dire? Il gap di Buckling esprime in una comoda tabella, esprime un raffronto, permette di effettuare un raffronto tra il nostro dominio e i domini della concorrenza. Questo a che scopo? Questo avviene allo scopo di verificare il gap, cioè la differenza che c'è nel profilo di link tra il nostro competitor e il dominio che stiamo cercando di ottimizzare. Questo naturalmente fa parte di una strategia SEO piuttosto competitiva in cui noi cerchiamo di compensare le differenze che esistono tra il totale dei nostri backlink e quelli che sono stati rilevati da SEMrush per il dominio di interesse e che stiamo cercando in qualche modo di superare o di emulare. Ovviamente questo è solo un esempio perché come prima cosa noi andremo a vedere quelli che sono i nostri competitor organici principali, quindi chiediamo a SEMrush di cercare informazioni nel database italiano sul nostro dominio. Vediamo che c'è un piccolo calo di traffico, quindi un calo di traffico potrebbe essere indicativo di un competitor che sta lavorando meglio di noi. Quello che andiamo a fare quindi è prendere uno di questi competitor indicati nella tabella. Qui possiamo vedere una mappa di posizionamento, questo è quello più vicino a noi, messo meglio di noi, sia in termini di traffico di ricerca organico che di keyword organiche. E quindi andiamo a vedere se c'è la possibilità di compensare il nostro profilo. Per fare questo, noi possiamo ordinare la tabella sulla base del numero di link che arrivano da ogni dominio. Ovviamente, per capire meglio quelle che sono le opportunità che abbiamo, la cosa più semplice è andare nelle righe come questa. O questa, dove ci sono dei link che però non compaiono verso il nostro dominio. Cioè questa riga qui, questa in corrispondenza di pubblicizzasito.biz, ad esempio, mostra un dominio con un'authority score discreta in cui non abbiamo link acquisiti, ma ce ne sono ben 258 che puntano al nostro sito. Quindi questo l'abbiamo trovato in realtà un po' per caso. Ma andiamo a vedere qui dentro questo sito e cerchiamo di capire se c'è un modo per inserire un link anche noi. In questo caso c'è un modo diretto perché basta cliccare su proporre link, bisogna fare login, eventualmente creare il nostro account e quindi pubblicizzare il nostro sito qua dentro. Ovviamente potrebbe non aver senso questa operazione per tutti i domini, perché ad esempio nella nostra strategia non rientrano domini di questo tipo. Una cosa che possiamo fare per vedere immediatamente quello che ci conviene fare è ordinare la colonna del dominio che stiamo ottimizzando in modo crescente. Quindi, in corrispondenza di tutti gli zeri, ci sono numerosi domini che possiamo utilizzare che il nostro competitor ha usato, che linkano il nostro competitor, che però non linkano noi. Ovviamente il competitor potrebbe fare lo stesso discorso, quindi questa è una possibile strategia. E possiamo anche andare a ordinare i nostri domini in base all'authority score. Se l'authority score è più alta, potenzialmente ci interessano i domini come questo, per esempio, che hanno una authority score alta, che non presentano link al nostro sito, ma che nello specifico ne presentano uno verso il dominio della concorrenza. In generale ci sono diversi criteri che devono essere applicati. Se il link è unico, in genere è, dal mio punto di vista, meglio di quanto non sia un dominio che presenta, per esempio, 1000 link verso il nostro sito, perché potrebbero essere visti come site-wide, e i site-wide solitamente sono penalizzanti. I site-wide sono i backlink che puntano ad un determinato dominio da più pagine. Se invece la pagina è unica, potenzialmente, ad esempio, questo jimdofree.com potrebbe essere interessante, così come meteoweb.eu.
Ovviamente, se io apro questo dominio, potrebbe non essere scontato capire come intervenire, cioè come inserire un link. E soprattutto potremmo avere difficoltà a capire che cosa ha fatto il competitor, cioè dove ha messo il link, perché qua vediamo la home e ci perdiamo un po' qui dentro. Quindi quello che possiamo fare è utilizzare questa opzione che secondo me è molto utile, cliccare direttamente sul numerino, questo uno qui, e andare a vedere qual è la pagina specifica, perché Semrush ce lo dice. Per esempio, qui hanno pubblicato questo articolo dove è linkato il nome del sito con questa ancora e questo URL destinazione ed è un link di testo. Quindi noi potremmo fare la stessa cosa, contattare il proprietario del sito e chiedere un link anche noi. In linea di massima, i domini devono essere filtrati perché non tutti portano risultati interessanti. Molti link potrebbero essere ignorati da Google, altri potrebbero addirittura avere un effetto negativo. In linea di massima è bene mantenersi su un profilo che sia massimamente pertinente. Quindi, se il mio sito parla di carte di credito, ad esempio, mi aspetto che Mastercard.com mi abbia dato un backlink molto buono, così come il Sole 24 Ore, così come anche Bitcoin Talk, perché è un forum che parla di Bitcoin. All'interno del mio sito io parlo anche di questi argomenti. Altri domini potrebbero non essere così a tema. Questi sono domini di news che in genere possono andare bene. Scenarieconomici.it apparentemente va bene pure. Ce ne sono altri che però, senza scendere nel dettaglio, potrebbero non essere così buoni come sembrano. Quindi lo strumento deve essere utilizzato con grande attenzione, deve riflettere una strategia SEO che sia ben definita e ben chiara. In generale non è consigliabile acquisire domini con troppa foga, con troppa velocità. Qui abbiamo anche un'indicazione della velocità di acquisizione dei link dei due domini nel tempo. In questo caso l'andamento è piuttosto costante, come possiamo vedere per il competitor, mentre invece per il mio dominio qui è stato nettamente in diminuzione, perché sono stati rimossi dei domini spam in questo caso, che io poi ho messo anche in disavow nello specifico. Non c'è un modo per sapere se la strategia è buona o meno, l'unico modo ovviamente è quello di provarci e di utilizzare il massimo del buonsenso e cercare sempre di ottimizzare il sito per gli utenti e non per i motori di ricerca, fornire valore aggiunto con i propri contenuti.